Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Filippo Giannini di Trading Facile, la nostra consueta video analisi settimanale sui principali mercati, le strategie dei nostri trading system. Oggi è martedì 4 dicembre 2018. Il video di oggi è presentato dal broker STO. Potete visitare il sito stofs.com e scoprire tutti i vantaggi legati all'apertura conto con questo broker iscritto Consob, con il quale potete operare anche in regime amministrato, perché STO, avendo la sede in Italia, può agire come sostituto di imposta. Dopodiché potete scoprire tutti i vantaggi legati all'apertura di un conto con il broker STO. Trovate il link anche sul nostro blog, il link attraverso il quale potete aprire un conto reale e quindi ottenere molteplici vantaggi. Innanzitutto avete a disposizione diverse tipologie di conto e potete usufruire di uno spread molto ristretto tra i migliori e più competitivi presenti sul mercato. Inoltre potete avere molteplici vantaggi che sono legati, ma ne cito solo alcuni, per esempio quello di poter ottenere una VPS, quindi un server privato gratuito su quali far girare appunto i vostri sistemi automatici 24 ore su 24 in maniera gratuita. Questo lo potete ottenere già appunto a partire da un deposito molto basso. Dopodiché appunto potete usufruire di diversi tool sempre gratuiti che STO vi mette a disposizione, e inoltre potete fare trading su una moltitudine di strumenti, incluso appunto l'azionariato italiano, che è appunto uno strumento che in pochissimi broker offrono, e quindi sicuramente è appunto un grosso vantaggio quello di avere a disposizione questi strumenti, che possono essere chiaramente tradati con appunto usufruendo della marginazione intraday e overnight. Quindi passiamo subito ai grafici. Il focus di oggi è sul nostro FTSE MIB che vale la pena monitorare, in quanto sta fornendo dei segnali interessanti nel corso delle ultime sedute. Se vi ricordate, per chi ci segue, avevamo già parlato appunto nel corso dei precedenti appuntamenti come il mercato, pur se di nuovo appunto alle prese con una correzione al ribasso, non fornisse evidenza di voler appunto andare a riportarsi, quindi a breccare quelli che erano i precedenti minimi annuali, tant'è che se andiamo a vedere il mercato appunto si è fermato a quota appunto 18.500 punti, quindi senza andare ad aggiornare quelli che erano i minimi annuali. Sappiamo benissimo tutte le difficoltà che appunto il mercato, il principale listino nostrano, ha affrontato. Tuttavia abbiamo già evidenziato in più occasioni come appunto livelli in corrispondenza di quota 18.400 punti, 18.500, fossero livelli veramente importanti. Qui era lecito attendersi, e da un po' che lo diciamo, era lecito attendersi una reazione che fosse in grado di sovvertire quelli che erano gli equilibri in campo. Quindi, se andiamo a vedere quella che è stata la dinamica che il FTSE MIB ha mostrato appunto nel corso delle ultime sedute, vedete come il mercato ha formato un modello a doppio minimo decrescente, quindi modello chiaramente di implicazione rialzista. Magari possiamo aiutarci appunto nell'individuazione anche con un indicatore di tipo zigzag, e quindi vedete come il mercato ha formato questo modello a doppio minimo decrescente. Questa chiaramente è una figura di implicazione rialzista, e quindi chiaramente il completamento di questo modello coincide con il superamento di quello che è il punto 2, quindi posizionato in questo caso a 19.612 punti. Abbiamo visto come nella giornata di ieri il mercato, che ha aperto appunto in gap up, si è avuto appunto il break di questi livelli. Quindi, se andiamo a vedere quello che è successo appunto nel corso delle ultime settimane, osserviamo come il FIB ha mostrato quella che è una dinamica piuttosto ricorrente, ossia una tendenza a crescere di notte, quindi a crescere a mercato chiuso, e quindi in questo caso sicuramente è un mercato che ha premiato chi ha mantenuto le posizioni overnight, perché se andiamo a vedere appunto il grosso del rialzo si è avuto appunto con
un gap up appunto aperto nella giornata appunto del 26 di novembre. Vedete, siamo passati da quota 18.650 a quota 19.000 punti, e poi nella giornata di ieri appunto dove si è avuto anche qui un bel salto appunto da quota 19.200 a quota 19.500 punti. Quindi chiaramente nello scenario attuale, fino a poco tempo fa, vedevamo come tutti i rally di mercato come un'occasione per vendere il mercato. A mio avviso lo scenario in questo caso è un pochino diverso, perché appunto a seguito di questi minimi importanti che comunque sono stati fatti dal mercato, questa dinamica offerta su un time frame daily, quindi comunque siamo su time frame statisticamente significativi, a mio avviso, qualora il mercato, e questo lo dico già appunto da qualche giorno, se il mercato andasse a effettuare un pullback proprio in quest'area di 19.200 punti, sarebbe a mio avviso degli ottimi livelli per provare appunto delle operazioni lato long. E questo appunto ripeto, perché ora potremmo anche entrare e valutare appunto un'operatività basata sul breakout di questi livelli, quindi entrare adesso a quota 19.600 punti, avendo comunque sia a disposizione un target che io individuo andando a proiettare dal punto di rottura la distanza che intercorre tra il minimo di questa formazione a doppio minimo, quindi quota 18.450 e quota 19.600, quindi sono circa 1.150 punti che mi forniscono appunto un obiettivo posto a quota 20.700 punti circa. Se andiamo a vedere proprio il livello da dove appunto è partito l'ultimo strappo importante appunto dal lato ribassista, quindi sicuramente area 20.700-20.800 punti può essere un target ragionevole per quello che è appunto il pattern identificato. Chiaramente, ripeto, a mio avviso potrebbe, dato che appunto abbiamo osservato appunto questa apertura in gap up nella giornata di ieri, potrebbe essere lecito osservare un ritracciamento su livelli in corrispondenza di quota 19.300-19.250. A mio avviso su questi livelli potremmo provare delle entrate long più a basso rischio, quindi in questo momento appunto chiaramente c'è la propensione a provare operazioni in acquisto sui ribassi piuttosto che una dinamica appunto inversa come lo è stato fino a poco tempo fa. I minimi dell'anno a mio avviso sono stati toccati, quindi salvo grossi scossoni non dovremo vedere nel corso del 2018 il mercato su nuovi minimi. Abbiamo anche gli indicatori appunto di trend che sono appunto il recupero, e quindi ecco, importante è però a mio avviso osservare e capire sempre la dinamica, quindi quelle che sono appunto quella che è la prevalenza appunto delle forze in campo. Magari già che abbiamo a disposizione sulla piattaforma di STO, l'azionariato italiano, andiamo ad individuare alcune azioni che a mio avviso vale la pena di monitorare, quindi alcuni stock che mostrano appunto una dinamica migliore di quella che è l'impostazione appunto del nostro indice di riferimento. E quindi tra queste vale la pena citare appunto Buzzi Unicem, che mi sono appunto segnato e che sto monitorando da un po' di tempo, perché anche qui a mio avviso il recupero di quota 17,50, anche qui se andiamo a vedere avete un modello a doppio minimo decrescente, quindi dinamica che appunto mostra la volontà di andare a recuperare appunto questi livelli. Quindi qualora il mercato si riportasse sopra quota, scusate, 17,50, a mio avviso potrebbe rappresentare un'ottima occasione di acquisto. Dopodiché abbiamo Exor, anche qui stesso discorso, dopo la correzione, mercato che ha mostrato una base molto solida in area 48 e 50. Anche qui a mio avviso ci sono i presupposti per assistere ad un recupero appunto piuttosto importante. Anche qui in questo caso, data l'apertura in gap up di ieri, il mercato ha rotto quota 53. A mio avviso anche in questo caso, proprio in virtù dell'apertura in gap up, qualora il mercato ritracciasse, quindi
fino a quota 52 punti. Ecco, a quota 52 punti, livello sicuramente da monitorare anche qui per provare ad acquistare appunto Exor. Dopodiché mi sono segnato anche Banco BPM, anche qui appunto titolo bancario piuttosto penalizzato nel corso degli ultimi mesi, in realtà anche nel corso appunto del 2018 in generale, però anche qui stessa dinamica, quindi mercato che in questo caso ha rotto al rialzo quota appunto 2 euro e quindi anche qui questo segnale di forza. Ultima società azionaria che segnaliamo è Enel, anche qui stesso discorso, qui già vedete che il recupero appunto è iniziato già dall'ultima decade di novembre, quindi con la rottura di area 4,65. Anche in questo caso appunto vedete gli indicatori tecnici mostrano appunto e certificano un recupero e quindi anche in questo caso vedete modello a doppio minimo, quindi fase di accumulazione qui sotto appunto in area 4,30, quindi break appunto del punto 2 a quota 4,65 e quindi anche in questo caso appunto sui pullback interessanti occasioni di acquisto a mio avviso su Enel. Ricevo sempre molte domande, quindi per un parere circa Eni. Chiaramente a mio avviso per Eni ci sono possibilità di recupero, ma a mio avviso qui le tempistiche non sono ancora mature. Mercato ha bisogno ancora un pochino di lavorare, di recuperare livelli maggiormente significativi, quindi superiori ad area 15 in questo caso. Chiaramente qui pesano le dinamiche legate all'andamento del petrolio che abbiamo visto appunto penalizzato nel corso degli ultimi mesi, però ecco, in virtù appunto di quello che sembra essere anche sul petrolio, quindi un bottom importante, quindi raggiunto quindi in area 50, quindi a mio avviso con il petrolio che potrebbe aver fatto il minimo annuale e quindi essere pronto ora a ripartire per una nuova fase di rialzo, appunto questo potrebbe fornire anche ad Eni la spinta per assistere ad un recupero più vigoroso, però ripeto, anche qui un attimino c'è da lavorare, a mio avviso su Eni i tempi non sono ancora maturi. In chiusura andiamo velocemente a commentare alcune operazioni svolte sul FTSE MIB dai nostri trading system automatici. La prima operazione è stata aperta nella giornata del 29 novembre alle ore 10:42, operazione in vendita aperta a quota 19.130 punti, quindi qui osservate come la dinamica in apertura con il break dei precedenti minimi intraday supporti un'entrata appunto short di questo tipo, tuttavia osservate come su livelli a quota 19.050, appunto il FTSE MIB effettui questa decisa reazione, quindi in questo caso siamo costretti a chiudere l'operazione con una leggera perdita a quota 19.155 punti. Alle 16.20 il setup, quindi il setup dell'algoritmo, supporta una nuova entrata dal lato short, però vedete che in questo caso, pur mantenendo appunto l'operazione in overnight, siamo costretti ad incassare una nuova perdita, quindi a chiudere in apertura a quota 19.235 punti. E quindi questo anche per ribadire che comunque sia non c'è appunto mai, non vi è mai certezza, pur operando con i sistemi automatici, di appunto avere un gain operativo il 100% delle volte. L'importante però è sempre controllare nella maniera migliore il rischio. Perché? Perché se andiamo a vedere l'ultima operazione aperta alle 11:32 del 30 di novembre, e la vedete qui, quindi mercato appunto che si riporta, quindi dia evidenza comunque sia di aver costituito una base importante a quota 19.000 e 0,80 punti, e quindi su questi livelli appunto entriamo a mercato, questa volta dal lato long, e qui un po' per allacciarci anche al discorso che dicevamo in apertura, mantenendo l'operazione in overnight,
E quindi chiudendo, appunto, portando l'operazione fino alla giornata di ieri, osservate come riusciamo a chiudere a quota 19.540 punti, quindi ben 400 punti di FIB, e quindi questo ci permette poi, appunto, di andare chiaramente a recuperare le precedenti operazioni in perdita e quindi a chiudere comunque sia con un buon profitto. Io al solito vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu. Vi ricordo che l'evento di oggi è stato presentato dal broker STO. Potete visitare il sito stofs.com oppure cliccare sul link che trovate nella nostra pagina blog per aprire un conto reale con condizioni e tool assolutamente vantaggiosi. Anche per oggi è tutto. Un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti.